Siamo riusciti a fare l'impossibile. Ora devo informare l'ordine che il tetro è scomparso. E questo equivale ad ammettere che la mia missione è fallita. Ma se si trova nella metro, non riuscirò a rintracciarlo da solo. Devo raggiungere prima la stazione più vicina e poi Polis, il quartier generale dell'ordine. Pavel mi mostrerà la via. Ok, sembra che li abbiamo persi. È meglio che ci sbrighiamo a raggiungere il teatro. Non abbiamo alternative, Chewbacca? Stai bene, Chewbacca? Ottimo, questa corazza fa miracoli. Merda! Piccolo cieco. Reggiti! Il capolinea, eh? Ah, niente da fare. Paiocheri, è il momento di scarpinare. Seguimi. Ok, non credo di aver mai visto questa galleria sulla mappa. Ah, siamo ancora nel territorio dell'impero, però. Fa attenzione. Oppa! Un tubo. Vieni qui, Artyom. Bene. Ok, aspetta qui mentre do un'occhiata in giro. Hey! Una spia! Prendetelo! Un vero ninja! Portiamolo al posto di guardia! E se questo stronzo non fosse da solo? Attenzione, secondo posto di guardia. Controllate la vostra parte di galleria. Ci abbiamo catturato un ratto. Fate attenzione, potrebbero essercene altri. Ricevuto, controlleremo, passo. Che gran casino, un ratto comunista nelle nostre gallerie. Non è lui che mi preoccupa. Già. Chissà quanti altri di quei bastardi sono qui intorno a strisciare nell'ombra. Thank you.
Signore, mantenete le posizioni. I rinforzi stanno arrivando. Sparate a vista sul comunista! Cosa? Mi arrendo, capito? Mi arrendo! Che se la sbrighino i pezzi grossi, io ne ho avuto abbastanza! Pavel sarà quasi sicuramente impiccato. Chissà cosa mi sarebbe successo se non mi avesse liberato. Rosso, blu, giallo. Che differenza fa? Ha rischiato la sua vita per me. Non accade spesso nella metro. Non posso abbandonarlo così. Artyom! Merda! Sapevo che non mi avresti abbandonato. Sei un vero compagno. Ti devo la vita. Ora tirami fuori di qui che ti porto subito a casa. Cazzo! Stanno venendo a prendermi! Mi appenderanno per il collo! Buona fortuna, amico! Sei la mia unica speranza ora! Avanti, vieni fuori, schifoso ratto comunista! Ragazzi, va bene, è vero, l'hanno abbandonato. Allora, se tuo fratello è un abominio, tua madre sembra stare bene. Sai che significa, no? Cosa? Che o sei un abominio anche tu, o tua madre è una puttana. Come? Dai, dillo! Mia madre è una puttana! Dillo brutalmente! Oppure sei un puttana e tua madre favorisce mostri! No! 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 Cosa? No! Mia madre è una puttana! Beh, se così si fa.
E visto che è una puttana, sono grosso, dovete curare più di me. Immaginare, stai attento a quello che dici, figli, idiota. Coi prossimi saranno i tuoi fratelli e le tue sorelle. Aspetta a ucciderlo. Devo andare a pisciare. Aspetta finché torni. Adesso abbiamo solo Martino. Non avresti dovuto lasciarlo andare. Hai finito? Ci sono ancora scintille? Col cavolo che ho finito. E vi ho detto che non avreste dovuto mandare quel tizio con le mani da granchio al cazzo. Era pure stato un abominio, ma era utile. Dopo aver dato una ripassata all'ansa, avremo tecnici, puttane e tutto quello che vuoi 7 giorni su 7 e gratis. Ma nel frattempo potresti andare al ponte a vedere che succede. Ehi, cosa diavolo è stato? Sembra che era un rumore. Che qualcuno... Sembrava davvero ci fosse qualcuno. Sono quelle stupide corde. Devo essermelo immaginato. Attenzione! Abbiamo compagnia! Porca merda! Da dove? Come faccio a saperlo? Fa attenzione! Lo vedi? Attenzione! I comunisti sono vicini! I rinforzi stanno arrivando! Allarme! Allarme! I comunisti! Aspetta! Maledizione! Sparco maiale! Bene, comunisti! Uno dei nostri! Sei fottuto! Tutto per... Morte i comunisti! Stiamo subendo delle perdite! Attenzione! Attenzione! Appello generale! Fattoria! C'è ancora qualcuno vivo lì? Chi va là? Non sparare, ti prego! Prendi quello che vuoi, ma non uccidermi! Non uccidermi, ti prego! Se la prendono con uno dei loro, bastardi! Dio, come odio questa vita! Le persone sono peggio delle bestie! Io non so niente. Hai sentito? Siamo ancora in stato di allerta. Potresti almeno tenere il fucile sotto mano. Il fucile ce l'ho nelle mutande, mentre tu l'hai lasciato al bordello. Già, quel tuo fucile ti sarà davvero molto utile quando i rossi verranno a farti il culo. Sono
sono quelle stupide correnti d'aria. Credo proprio che mi prenderò un bel raffreddore. Vorrei avere qualcosa da mettere sotto i denti. E anche un goccetto non sarebbe male. Sei
arrendo! Mi arrendo! Ora metto giù l'arma ed esco! Non sparare! Avanti, avanti! La vittoria è nostra! È nostra! La delizia è rimasta in palazzo! Mi invito a partecipare tutti i cittadini che erano i miei cittadini! Tutta la storia, un'altra era sta per il nome del grande impero, la gente comunista catturata nella zona. Andiamo! Fra poco ci sarà una seconda Stalingrado qui! Ho strappato Pavel al cappio e dice che mi porterà il più vicino possibile a Polis. Poi contatterò l'ordine e farò rapporto su tutto quello che è successo. La strada per il leggendario teatro attraversa le catacombe. Non ci sono mai stato prima e probabilmente senza il mio nuovo amico mi perderei del tutto. Spero che lui conosca il percorso. Wow! Così si fa, fratello! Proprio come i tre moschettieri, eh? Se ce ne fossero due! Hai mai letto il libro? È davvero complicato, ma mi è piaciuto un sacco! Ho sempre voluto essere Athos! Tu puoi essere D'Artagnan, che ne dici? Bene, abbiamo poco tempo. Da qui andiamo al teatro e poi tu te ne vai a Polis. Io mi ritorno a casa alla mia rossa. Non mi piace, non ho spesso di seguirci. E chi sono...